Parlando di cultura, per chiederci magari se ancora una volta la cultura possa essere uno strumento, quindi di integrazione, ma entriamo da vicino perché davvero si deve entrare dentro a un progetto molto interessante, molto importante. Lo facciamo subito conoscendo allora i miei ospiti. Allora grazie a Mario Orlandi, docente, membro fra l'altro della redazione del giornale Ero Straniero. Grazie per essere qui. Grazie. Grazie a Anna Osipova, studentessa dei corsi di lingua ma anche dei corsi di cucito. Grazie Anna. Grazie a Maria Giulia Campioli, attrice dello spettacolo, fra l'altro in questo caso specifico teatrale, commissionato proprio da Ero Straniero per la festa del patrono, ma non voglio aggiungere troppo perché poi ce lo racconterai tu. Allora, davvero grazie per essere qui. Sono partita proprio dicendo, insomma, chiedendoci soprattutto se ancora una volta la forza dirompente, secondo me, della cultura possa essere uno strumento, passatemi anche il termine, un po' un'arma, per un'arma buona, per integrare lo straniero, per integrarci un po' tutti insieme, gli uni con gli altri. E ovviamente entriamo in un progetto molto importante, iniziato nel 2010, dico bene, esatto. Ero Straniero, proprio si chiama, mi piace molto perché non si ferma qui, ma si chiama Ero Straniero, diversa provenienza, un'unica via. Mario, di che cosa si tratta? Beh, si tratta di un progetto che è nato nel 2010, come dicevo, per merito di quattro associazioni che, diciamo, in altri tempi non avrebbero mai potuto mettersi insieme, diciamo. E che sono l'Azione Cattolica, il MASCI, che è il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, l'UDI, Unione Donne Italiane, e la Cooperativa Sociale Il Mantello. E queste associazioni, 7 anni fa, ritennero che si doveva fare qualcosa per l'integrazione degli stranieri e quindi pensarono a costituire questa associazione Ero Straniero, che si proponeva l'insegnamento della lingua e della cultura italiana. E diciamo che sono stati 7 anni pieni di attività, anche di risultati, insomma, perché abbiamo visto che i ragazzi imparano, prendono contatto con la nostra realtà e, insomma, abbiamo visto crescere anche la nostra compagnia, che è fatta di circa 50 volontari, gente che presta il proprio tempo, il proprio lavoro, gratuitamente ovviamente. E quest'anno ci sono 170 iscritti circa, divisi in 10 corsi, che sono suddivisi in fasce orarie diverse per agevolare chi lavora, chi ha degli impegni particolari. Ci sono questi corsi, diciamo, sono 13 i corsi veramente. Quindi davvero, insomma, un po' per tutti, no? Potremmo dire, quindi non soltanto la lingua, corso appunto di lingua e cultura, però poi vedremo nello specifico con Anna anche per esempio di cucito, quindi mi viene da pensare anche a un collegamento a un possibile poi mondo del lavoro. Esatto. Ecco, fra l'altro tante nazionalità, ma la prima domanda così, proprio per entrare nel merito di questo progetto importante, appunto nato nel 2010, ecco, a chi è rivolto? Beh, è rivolto ai giovani e alle persone adulte, ovviamente i ragazzi andranno alle scuole normali, quindi adulti? Adulti. Adulti stranieri? Adulti stranieri, esatto. L'anno scorso, faccio un esempio, no? Nel mio corso c'erano alunni di 11 nazionalità diverse, di 4 continenti, era esclusa solo l'Oceania. C'era per esempio un inglese, uno statunitense, cosa sembrerebbe strana, no? Ovviamente un filippino, un argentino, un cubano, adesso me ne vengono in mente, magrebini, paesi dell'est. Insomma, certo. C'era una
Quindi diversa provenienza. Questo però ci dice anche della difficoltà del nostro insegnamento, perché sono di diversa, vengono da diverse parti del mondo, hanno una diversa formazione culturale, certo, una diversa alfabetizzazione, quindi la cosa non è semplicissima. Immagino, quindi insomma il lavoro dei docenti, che ricordiamo sono tutti volontari, è davvero difficile. Sì, sì, non è semplice. Però alla fine è un po' appagante, abbastanza appagante, perché mettere insieme tutte queste persone che vengono da tutte le parti del mondo, cercare di riunirle, di farle ritrovare in un ambiente amico, è una cosa che alla fine, insomma, gratifica anche gratifica molto. Le fatiche. Lo credo, facciamo. Quindi una difficoltà anche proprio, se vogliamo, è tecnica, dei docenti che si trovano con persone, con studenti che vengono da nazionalità, da nazioni diverse, quindi con una nazionalità diversa, lingue diverse, ma la convivenza a livello proprio umano com'è? Beh, la convivenza è buona, direi che in genere è molto buona, sì, perché questa gente, questi ragazzi vengono intanto con l'intenzione di imparare. Certo. Noi abbiamo l'intenzione di insegnare, quindi ci incontriamo in questo. Io mi ricordo un corso che ebbi 2 anni fa con dei ragazzi che venivano dal Gambia, erano tutti rifugiati politici, non so esattamente la loro definizione, il loro stato giuridico, non me lo ricordo, però insomma era gente che veniva da molto lontano e erano praticamente non sapevano l'italiano. Abbiamo cominciato proprio da zero con loro, però si sono ambientati bene, sono riusciti e avevano anche un grande pregio, erano sempre presenti questi ragazzi, perché a volte, diciamo, uno dei problemi principali è il fatto che vengono di loro spontanea volontà, li porta spesso a fare, diciamo, precedere i loro impegni a quelli della scuola. Certo. Quindi delle volte non ci sono. Questi gambiani qui erano sempre presenti. Erano sempre presenti. Sempre presenti. Quindi nessuna assenza, quindi questo è anche un bel esempio, insomma, sì, un bel esempio che potremmo prendere un pochino anche noi, insomma, anche i nostri giovani. C'è uno di questi ragazzi che continua a scrivermi delle email. Bello. Tra l'altro so che appunto è importante anche ricordare, da un punto di vista proprio oltre a queste 4 associazioni che lei ha ricordato subito, importantissime ovviamente, certo, ricordiamo appunto anche la Fondazione Dico Bene Cassa del Risparmio di Carpi. Fondazione Cassa del Risparmio, che finanzia e ci mette a disposizione la casa del volontariato. Alcuni locali nella Casa del Volontariato. Esatto. E ovviamente il comune. E ovviamente che il patrocinio del comune di Carpi, insomma, perché tutto questo avviene a Carpi, così insomma anche magari a casa chi ci sta ascoltando e seguendo, esatto, se volesse avere delle informazioni, diciamolo subito, innanzitutto i corsi partono da ottobre, sono 2 semicorsi, uno da ottobre a dicembre e un altro da primavera, insomma. Perfetto. Dell'anno. Diamo le informazioni proprio tecniche, quindi eventuali c'è un sito, immagino. Sì, sì, c'è un intorno sito. Intorno al quale anche in questo caso vogliamo ricordare www.straniero.it. C'è un lavoro dietro, perché anche per mettere in piedi un sito, mantenerlo attivo, mantenerlo vivo mentre c'è del lavoro, fatto sempre da persone che lavorano, da volontari. Sito, esatto. Ed è appunto erostraniero.it. Così insomma, se qualcuno a casa fosse interessato, abbiamo le indicazioni. Lì dentro si trova anche il giornale. E poi parleremo infatti anche del giornale, certo. Anna, innanzitutto da dove vieni tu? Vengo dalla Russia, da San Pietroburgo. Sono venuta in Italia circa 2 anni fa. Sei qui quindi da 2 anni? Sì. Hai già sperimentato un po' questo progetto? Sì, certo. L'anno scorso? L'anno scorso, esperienza. Sì. Come studentessa, dico bene? Sì. Della lingua italiana, perché capisco, perché lo parli benissimo. Io mi chiedo se così magari un anno in Russia riuscirei ad avere lo stesso risultato, non credo, però insomma complimenti. Non lo so, perché abbiamo la grammatica è difficile, anche italiano non così facile. Ma tu, cioè, quindi nel giro di 2 anni parli già così, così bene? Sì, perché impegno. Scusa, posso? Volentieri.
Allora, io ho constatato in 7 anni di insegnamento che gli alunni che provengono dall'est, che hanno la lingua slava, certo, imparano prima, imparano, ecco, meglio. E questa qui è una cosa che non ho constatato solo io di persona, ma anche, certo, i miei colleghi. Un'analisi che è stata proprio, sì, fatta, insomma, una valutazione, sì, sì, che avete fatto con l'esperienza. Quindi ecco, tu, com'è la tua esperienza di studentessa della lingua italiana, uh-huh, ma anche di cucito? Sì, sì. Per esempio, quando sono venuta in Italia, sapevo abbastanza parole, ma non sapevo come costruire le frasi. Oh, guarda, succede, sai. Sì, ho deciso di frequentare la scuola italiana, ho trovato questo annuncio nel centro impiego e ho deciso di frequentare. Quando sono venuta mi è piaciuto e ho deciso di fare anche gli altri corsi che esistono, perché sono gratuiti e anche ci sono tanti stranieri con i quali posso conversare. E così riesco a rompere la barriera della lingua, perché avevo paura. Sono un po' perfezionista e non volevo fare errori. Si vede, sì, che sei molto precisa. Però c'è una cosa molto importante: volevi superare la barriera della lingua, perché a volte proprio, sì, davvero la difficoltà, la differenza della lingua diventa un ostacolo, diventa un muro, diventa una barriera molto più importante, più forte, a volte anche di quei muri fatti di mattoni. Quindi, sì, insomma, davvero la tua testimonianza è bella, importante. Senti, hai anche socializzato, tu posso chiederti l'età? So che alle donne non si chiede l'età, ma insomma sei più che... Sei maggiorenne, ovviamente. Sì, sì, ho 28 anni. Ecco, no, nel senso che appunto come adulto, siccome è rivolto agli adulti, tu sei molto giovane, però, sì, insomma, sì, è un giovane adulto. E hai socializzato anche? Hai fatto quindi amicizie? Sì. In particolare con quali nazionalità? Con quali persone, di quali nazionalità? Sì. Prima ho conosciuto la ragazza marachina, faccio amicizia con lei. Dopo ho trovato qualche persona che parlano nella lingua russa, lituana, per esempio, ucraina, belorussa. A scuola abbiamo anche ragazze cubane e questa esperienza è molto interessante, perché mentre parlo con queste persone conosco anche la sua cultura, la loro cultura. Senti, quindi si è formata, correggimi se sbaglio, anche una classe, possiamo dire, no? Una, sì, sorta di classe dove siete... un corso, quindi, esatto, quindi con le stesse persone che magari tu continui a frequentare, insomma. Sì, sì, sì. Ecco, e tu dicevi appunto che portate avanti appunto questo progetto e prima di andare in onda, prima di essere in diretta, tu mi hai accennato anche, hai fatto un riferimento appunto al una sorta di collegamento, di sostegno anche che proviene, che volevi ricordare, dal Lions Club, dico bene? Sì, sì, sì. Cosa ci puoi raccontare? Volevo dire solo qualche parola, che io e Francesca siamo venuti... Che Francesca, scusami, è la... È persona dell'era straniera. Ok, perfetto. Quindi una tua amica con cui magari hai... No, non mia amica. Ah, no? Okay. No. Lei presentava il nostro giornale, anche la nostra scuola. E io ero come testimonianza, perché ho fatto vedere che livello riuscito a prendere mentre studiavo a scuola e anche raccontare dell'esperienza di corso di cucito che frequento anche. Per esempio, abbiamo corso a Carpi, che studiano da zero, fanno crème brûlée e cose più o meno facili, e noi per esempio a Fossoli facciamo le cose più complicate. Proviamo a fare i vestiti, certo che insegnanti aiutano, 50% sicuro. Certo. Sì, e così, quando abbiamo presentato la nostra scuola, Lions Club hanno deciso di dare un premio per noi, perché è cosa molto importante. Beh, insomma, una bella soddisfazione, quindi insomma tu hai un po' fatto da, passami il termine, testimonia, no? Hai rappresentato, sì, un po' quello che era il risultato, quello che sta diventando il risultato di questo progetto, insomma, con la tua preparazione, sia a livello di lingua appunto, ma anche proprio di corso di cucito. Beh, complimenti, guarda, io non ho vergogna a dire che io non so attaccare neanche un bottone, quindi mi sa che dovrei, mi farebbe bene Mario, inserirmi anch'io. Anch'io. Ma lei è più giustificato, io no. E so, quindi no, mi sembra... anch'io sono giustificato. Mi sembra di capire quindi che sia una bella esperienza. Che continuerai?
Sì, adesso continuo. Esatto. E mi piace perché è molto importante sapere fare queste cose per una donna, una ragazza. Certo. Quindi, insomma, in questo caso, secondo te, la cultura, conoscere la cultura di un paese, la lingua, quanto serve veramente per abbattere queste barriere, queste distanze? Non lo so, dipende dalla persona, ma quando cominci a conversare con le altre persone, con stranieri, capisci che anche loro parlano così con errori e diventa più facile dire parole, ma quando si trova in mezzo alla gente italiana diventa più difficile parlare, certo, perché sai che ancora non hai il livello abbastanza alto. Bello, molto, molto bello quello che ci stai raccontando. Maria Giulia Campioli, attrice, e in questo caso tu ti sei così messa a servizio, sì, esatto, è proprio questo, la parola molto bello, giusta. Esatto, messa a servizio con la tua professionalità, appunto, con la tua professione, con la tua passione di attrice, per mettere in scena che cosa? Io so il titolo, però lo lascio dire a te. Allora, lo spettacolo che andrà in scena il 21 maggio all'interno dei festeggiamenti per la festa del patrono di Carpi, ecco, si chiama, perfetto, Una valigia di sogni. Ed è creato da me e da Elisa Lolli, quindi è una coproduzione fra due compagnie teatrali, Teatro al Quadrato e Aporie, che ci è stata richiesta proprio da Ero Straniero, perché noi abbiamo già fatto altri spettacoli in occasione ad esempio della Festa della Donna, quindi eravamo in contatto con l'Udi e conoscendoci, sapendo come lavoravamo, ci è stato proprio richiesto di creare uno spettacolo teatrale che potesse parlare a tutti. Quindi ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri che stanno diventando italiani, e voleva essere qualcosa di popolare e che potesse integrare in un modo bello e culturale proprio tutta la cittadinanza. Quindi stiamo creando questo spettacolo che avrà al suo interno diverse realtà, quindi la recitazione, la lettura, le testimonianze di alcuni dei ragazzi che hanno partecipato appunto ai corsi di Ero Straniero, poi ci sarà la parte musicale che verrà curata in questo caso dal complesso dei Tupamaros, e anche una parte diciamo più storica che è curata da Giovanni Taurasi e che farà vedere alcuni dati, alcune informazioni sia storiche che anche dell'attualità, perché spesso quando si parla del fenomeno migratorio si fanno molte confusioni e quelli che sono i pregiudizi diventano più importanti di quella che poi è la realtà effettiva, quindi ci si lascia prendere da timori a volte anche infondati, perché se uno poi va a vedere come stanno realmente le cose anche all'interno dell'economia e della cultura si rende conto che gli stranieri oggi sono indispensabili veramente per poter portare avanti la nostra cittadinanza italiana, nel senso che senza gli stranieri non staremmo in piedi, si fermerebbe tutto ad oggi. E quindi l'idea è questa, di fare uno spettacolo in cui mettiamo in luce sì le difficoltà ma anche gli aspetti positivi. Certo, quindi insomma un teatro che diventa anche questo uno strumento come la certo. cultura, tante volte il teatro è diventato e diventa un mezzo, certo, uno anzi, strumento di comunicazione, è un mezzo di integrazione. Molto utile, io lo faccio di mestiere, però la parte bella del teatro è che è una cosa viva e accade in quel momento lì e con quel pubblico lì specifico, ed è quindi forse più coinvolgente di quello che può essere uno strumento mediato e quindi ti arriva più a toccare. Certo. Emotivamente riesce a trasmettere dei concetti, delle idee, delle sensazioni che magari con altre cose è più difficile. Ecco, quindi uno spettacolo che appunto vedremo il 21 di maggio. Non a caso appunto che è la festa del patrono di Carpi, è interessante anche un po' la scelta, no? Nel senso che il patrono rappresenta proprio quelle che sono le radici, no? Certo. Di un posto, di una città, di un paese, in contrapposizione poi in realtà con questa apertura totale al sì, mondo. Ma questa è stata proprio una richiesta che noi abbiamo condiviso da subito con tutto appunto il progetto di Ero Straniero, perché quando si parla di integrazione non vuol dire parlare solo degli altri che arrivano, ma vuol dire anche parlare di se stesso. Quando hai un'identità chiara riesci anche a metterti in relazione con gli altri, se non sai chi sei e da dove vieni questo è molto difficile, e quindi questa idea che noi abbiamo trovato subito molto bella di parlare anche di sé,
E per questo dicevo che è uno spettacolo che vuole essere per tutti, quindi non solo per gli tutti, stranieri. Insomma, certo, assolutamente. Tutti. Fruibile, assolutamente. Linguaggio utilizzato? Italiano, perché al massimo noi potremmo provare con l'inglese. No, certo, no, il linguaggio è variegato, dire. Certo, sì, ci sono sia delle scene proprio recitate, sia delle letture, dicevi, appunto, quindi, sì, delle proiezioni, quindi è... Comunque un linguaggio immediato, insomma. Immediato. Assolutamente, sì, ecco, sì. E dove possiamo gustarci? Si svolgerà nel cortile d'onore del Palazzo Pio a Carpi, alle 17 comincia, quindi. Poi comunque, insomma, io immagino che tutte queste informazioni, sempre sul sito che abbiamo detto all'inizio, sì, insomma, ci siano, quindi ecco, erostraniero.it, insomma, diventa un po' il punto di riferimento, quindi molto bella anche questa tua testimonianza, e poi posso dire, insomma, molto bello anche questo tuo metterti a disposizione, certo, insomma. Mario, e poi negli ultimi minuti che ci stanno rimanendo, perché purtroppo il tempo, lo dico sempre, è sempre troppo veloce, il giornale. Il giornale, sì, il giornale è nato 3 anni fa. E che si intitola, diciamo tutto sempre, si chiama Ero Straniero, il giornale, si chiama Ero Straniero, il giornale. Bellissimo. Per distinguerlo dall'Ero Straniero, associazione di volontariato. Questo è proprio il giornale. Il giornale. E esce 3 volte all'anno, e quindi essendo 3 anni siamo al 10° numero, e ha una redazione composta di alcuni docenti e molti dei ragazzi che partecipano ai nostri corsi. E poi ci sono anche altri, diciamo, aiuti dalla scuola media, superiore, dal liceo, ragazzi che si interessano del nostro progetto e quindi partecipano. Diciamo che il giornale è incentrato sulla ricerca dell'identità. Siccome abbiamo 1000 identità nel nostro ambiente, ci siamo focalizzati su questo tema che diciamo è diventato sempre più forte. Prima era una cosa un po' abbozzata, un po' generica, un po', adesso invece è diventato più forte. Ci incontriamo una volta al mese anche con delle persone che ci possano aiutare in questa ricerca della nostra identità. Abbiamo avuto per esempio l'ultimo incontro con Don Cavazzuti, che è quel prete che aveva una parrocchia in Brasile che fu oggetto di un attentato e rimase cieco. Causa di questo, perché lui difendeva, certo, i campesinos. E poi abbiamo avuto l'ingegner Malagoli, che ha scritto il primo vocabolario del dialetto carpigiano. Noi parliamo italiano, ma il dialetto è, diciamo, il primo fratellino della nostra lingua italiana. Quindi, insomma, davvero tante, sì, forze unite, questo è molto bello, perché voglio dire, non c'è, anche noi possiamo dire, come dicevi molto bene anche tu, appunto, Maria Giulia, più Maria o più Giulia? Come ti puoi? Più Giulia. Più Giulia, perfetto, perché se mi chiamo Maria Cristina, allora sì, io mi trovo più con Cristina, quindi ho chiesto per quello. Quindi, come dicevi appunto tu, Giulia, in realtà poi anche noi abbiamo tantissime provenienze, no? Abbiamo capito quante persone, quante forze in gioco ci sono, con idee magari diverse, con scelte politiche diverse, ma che non sono interessanti, non ci importano in questa sede, con anche però magari un credo, oppure un persone che appunto magari invece un credo non ce l'hanno, quindi tutte però insieme, questo è secondo me bellissimo, questo è spettacolare, questa è la forza davvero di Ero Straniero, che come avete spiegato molto bene questa mattina, e devo dire che forse questo aspetto l'ho capito bene e profondamente solo adesso con voi, non è soltanto per lo straniero, ma anche davvero per la nostra identità, per essere davvero, esatto, un pochino uniti, esatto, da tutte le forze, da tutte le parti in cui proveniamo, insomma, culturali, sociali, religiose e quant'altro, per questo, insomma, perché questo è molto bello. Volevo dire qualcosa in, sì, riferimento a questa cosa del dialetto, no? Ho avuto un ragazzo, in un corso di 3 o 4 anni fa, indiano, bravo, che ha imparato molto bene, molto presto, e poi ha trovato un lavoro, e l'ho rivisto
qualche mese fa e gli ho detto e come va? E mi ha risposto anche malas. Fantastico, quindi, immaginavo. Come parli in dialetto? E dice sì, perché io lavoro lì dove ci sono solo dei campigiani vecchi che parlano il dialetto. Bellissimo. E allora il collegamento con il dialetto è diventato una cosa spontanea, naturale. Questa è la vostra grande forza. Allora davvero grazie per essere stati qui, grazie per quello che fate, per la vostra testimonianza e grazie quindi a Ero Straniero. Il mio consiglio è di seguire.